morti e un jet partirà portandoti via da me. Signor Gino. Cosa? Questo è quello scassa carrozza, il signor Gino, il barbiere. Beh, vieni qua. Io. Non ci sono. Di che sono morto. Sotto un gremio. Di quello che vuoi tu, basta che non lo fai andare. Vabbè. Io mi assoggettolo. Signor Gerabecchino. Signor Gerabecchino. Prego, Fronzetti di Gioia del Colle. Fronzetti, come vuole lei. Ma che fa, occulta? Ma le pere. Occulta le pere. Dico, ma le pere che condotto quelli che in giro d'affari mi mette ad occultere. Sono questi disgraziati di ragazze che mi fanno girare sembra la caipa. Guardi come tremo. Va bene, lei treme le mani perché pare le caipe, ma che... Comunque, ci posso essere utile in qualche cosa? Ma come parli? Le posso essere utile in qualche cosa? Senta, signor Fronzetti, dammi una parola, troppe, due sono troppissime. D'accordo, sì, d'accordo. Sì, stia calmo che può essere carico. Che carico, che lupare è? Signor Fronzetti, la settimana scorsa il sottoscritto portò a lei la macchina. Vero o no? Verite.
e il sottoscritto ci disse a lei di farci i freni. Vero o no? E sottoscritto a lei i freni e gli affetti, vero o no? E non mi mette le mani addosso, lo scusi, perché me le mette a me? Ma io me lo posso permettere, benissimo, perché i freni non furono fatti. Comunque, signor Fronzetti, l'incidente, dove lo mettiamo? Io non c'ho posto. Non fate lo sperretoso, non c'ho posto. L'incidente che il sottoscritto ha provocato per colpa sua, per colpa dei suoi freni che non funzionarono. Ma lo sa lei che cosa ha provocato, signor frenologo del cavolo? No, questo non lo so. Una catena di tamponamenti di 14 veicoli, 11 automobili, 3 autotreni e un furgone frigorifero, interessando 9 officine, 15 carrozzerie e 18 società d'assicurazione. È sicuro, no? Ce la posso assicurare io! Sta giù. Non muoverti. Non ti guardare intorno, chi vuoi che venga a salvarti? Striscia. Sì, sai soltanto strisciare tu. Fermo là. Ma... Ciao. Io mi chiamo Elisabetta, e tu? Io no, cioè sì, io... Maurizio. Soltanto? È troppo corto. Con quei capelli così lunghi ti dovresti chiamare Vercingetorige. Ti ha detto niente mio padre? E tua mamma non ti ha detto niente? L'impicciarti degli affari tuoi, per esempio? No, è che mio padre quelli coi capelli lunghi non li può proprio sopportare. Perché? È tradizionalista? No, è barbiere. Signor Ginolo. Ma che Ginolo? Gino mi chiamo. Ma chiami pure Ginuzzo se vuole. Ginuzzo. Dunque, signor Ginuzzolo. Ginuzzolo, ma vada avanti. Gliel'ho detto tante volte. Questa è una macchina che proprio non... Ma come proprio? O finge che non lo sa che ha vinto la Tagga Florio nel 1932. Senta, può aver vinto anche la guerra di indipendenza e la marcia su Roma. Ma comunque una macchina che non funziona. Come non già i difetti al ricambio. Al ricambio? Che cosa c'ha? Gli aceti aurici. Ma non dica doppi lobi. Non si trovano i pezzi di ricambio? Non si trovano i pezzi di ricambio. Quella è una macchina che rimarrà nella storia dell'automobilismo internazionale. E allora ce la mandi al museo. Lì di freno non ce n'è bisogno. Che si scontra con Leonardo da Vinci? Ma Leonardo da Vinci, cominciamo con la politica da Vinci, Mazzini. Ah. Non mi faccia discorsi la sua avversivo. Se ricordi piuttosto che se non mi aggiusta i freni, da me non prende nemmeno una lira. Ha capito? E non mi solleti che la trombe da un secchio, che mi fa diventare sordolo. Ma perché qualche volta da lei i soldi? Io ce li ho avuti? Io a lei non ce devo nemmeno un soldo. Se ricordi che lei c'ha un credito nel mio negozio di barbiere, sito in via San Bocuccio d'Alando 5. Se ricorda l'indirizzo. Ebbene, sì, c'ha un credito che l'assicura fino al 1973 babba e capelli. Rendo l'idea. Siamo calmi, eh? Quindi avrei un credito con lei fino al 1973 di barba e capelli. Sì, signore. La barba mi sta bene, ma i capelli già arrivano al 1973. Qua rimane il conto scoperto. Conto scoperto? Se vuoi ricoprire, in confidenza ci posso fare un bel tupè. Dico, un tupè, un barocchino. Barocchino? Ondulato. Onduletto? Con la riga? Due. Una di qua e una di là. Va due. Bene. Tu sei sempre qui? Sì. Perché? Elisabetta! Sì? Allora, ciao, ci vediamo, eh? Eccomi, vengo! Allora mi raccomando, eh? Bacio le mani, andiamo. Oggi non si mangia? Ugo è andato a fare la spesa, ma sai, a piedi. Ci si mette molto di più a piedi. Lui fa piuttosto in fretta, ma oggi... A piedi, ho capito, ma il motorino lo adoperate voi, lo sfasciate voi e ve lo aggiustate da voi. Io a casa il meccanico non lo faccio. Quando sono a casa, io... Quando sta a casa lui è Segovia. Sì, Segovia. E a me che me frega? Io sono Raffaello. Ah, questo mi è venuto proprio bene. Non c'è una morbidezza. È tutto armonico. Io questo lo firmo, guarda un po'. Perché fra poco è pronto da mangiare. Mangiare, mangiare, mangiare. Non pensi altro che a mangiare. E poi ti presenti con le uova.
Lo dico, noi siamo artisti, non vedi che stiamo creando? Caro Ugo, lo sai che Schubert ci ha messo 20 anni per fare l'incompiuta? E manco l'ha finita. A proposito di incompiuta, l'hai finita sta canzone? Beh, quasi. Batto 4? Attacca. Pensando un sacco di cose che non ti ho detto mai. Devo tornare indietro a quando non c'eri tu. Tanto non potrò stare peggio di come sto con te. Pronto in tavola, pronto in tavola. Oh. Mi fai una rabbia con quei capelli? Non so se lo fai apposta per me o lo fai per Condestere. Che poi io non ho mai capito come si fa Condestere con la chepa. È una cosa che non mentre in chepa. Beh, si è fatto tardi. Vai a consegnare il furgoncino a signor Gaudenzio. E se intanto arriva? Chi? La signorina Elisabetta. Chi? Sì, insomma, il sorgino con la figlia a ritirare la macchina. Ma tanto tu che ci metti? Stammi bene a sentire, Presto tu vai là, presto ritorni qua. Se lui viene mentre tu vai, tu lo vedi e non ci vai. Ma se vai che lui non viene, tu ritorni sempre qua. Chiaro? No. E per forza, con quella chepa. Sì? Sì. Sì, vengo subito, ma d'accordo. D'accordo, vengo subito. Mo, c'è nessuno? Garagisti! Garagisti! Lavaggisti! Lavaggisti! Macchinari! Macchinari! E garage! Garagisti! C'è nessuno? Nessuno! Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? C'è nessuno? Chi è? Ma sei tu? Chi è? 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 E non lo fare più. Ma insomma, qua non c'è nessuno? E provo a domandarlo. Ma che domanda? C'è nessuno? Guarda. Ma guarda se il modo di lasciare qua le macchine incustodite. Eh già. E io sto pensando che se lasciano qui le macchine incustodite, sì, vuol dire che è gente così alla Carlone. E che anche sul lavoro tira via. E si potrebbe portare via tutto. Certo. E dire che il Sorgino ci tiene tanto la sua vettura. Mi raccomando che la riparazione sia fatta a Pontino. E vengo. Oh, eccola là. A questo punto controlliamo se è fatta a puntino. Ma che? Senti, ma te ne intendi? Che io?
Hai studiato meccanica? Dinamica e statica. Anche elettronica? E la fisarmonica? Ma che fisarmonica? No, no, di qua, di là. Chiave da 12. E perché? Ma quel perché? Ogni meccanico comincia sempre con la chiave da 12. Vai. Ti ho detto la chiave da 12. Mi chiamano il Barnard dei motori. Ma che stai fumando? Non fumo. Mo. Ehi, ma che fate? Beh, lei chi è? È il meccanico. Ah, il meccanico! E lui il Barnard dei motori, sto facendo un trapianto al motore e sì. Blu, 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 blu. E lui il meccanico. Il rigetto. Blu, 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 blu. Porca, non sei venuto prima. Ehi là. Eccoci qua. Un ragazzo straordinario. Un ragazzo d'oro. Un genio della meccanica. Che? Il ragazzo del garage. È la mia macchina. Non ha voluto che gliela portassimo via. Ci ha pregato, lasciatemelo ancora un po'. Voglio fare il mio capolavoro. Adesso. Sì, sì, capolavoro. Ma quando sarà pronta? Domattina, al massimo fra una settimana. Ah. Domattina, al massimo tra una settimana. Speritosi sono i miei lavoranti. L'automobile, ma mi viene da ridere se penso... Se lei c'ha la pelle delicata qua un po'. Mi ricordo quando diedi l'esame alla scuola guida, sì. L'ingegnere mi disse, che cos'è la frizione? A mia, domanda che cos'è la frizione. Sono 30 anni che faccio frizione. Ci rise e mi bocciò. A me pare proprio che sia... Che sia? Perfettamente a posto. Che le avevo detto, Sorgino? Però... Come però? Guardi che se ci ho messo le mani io personalmente... Niente, niente, mi pareva un rumoreno. Ah no, a me sembra tutto a posto, Sorgino. Che ne direbbe di tirar su la capota? Fa freddino. C'è freddo. A me mi piace un po' il freschetto, non so, è un freddo sano. È bella la mia macchina, eh? Questa fu l'acido del marchese Norberto de Rocca Spaccata, un nobile di Saragosa, sì. Ci feci la babba per 30 anni, sì. E ce la facevo a letto, così. Non pago mai. E quando morì sul testamento c'era scritto: lascio la mia automobile, quella celeste, a
Ginuzzo, il mio pappiere, a conto santo pappe. E così me la trovai. Dove la posso accompagnare? Lei non si preoccupi, vado da un mio amico. Faccia la sua strada, poi gli dico io quando sono arrivato. Da che parte siamo? Siamo dalle parti della scuola di mia figlia. Ah sì, e che scuola è? Come si chiama? I freni sono perfettamente. Li faccia riparare pure nei freni. Cretino, se permettere tamponare. Come diceva che si chiama quella scuola? Ma perché ti interessa, eh? No, è lei che me ne parlava. Io seguivo la sua conversazione. La scuola di mia figlia è la Fiorello Babbene. Non la conosco. Io scendo qua, Sergio. Puoi scendere qua? Sì. Ma questo... La ringrazio, Sorgino. De che cosa? Del passaggio. Non è niente, se passi dal negozio ti faccio un bel tacco di capelli. No, per ora non me la sento. Quando ne avrò di più? Ce n'è una tonnellata. Ti sei deciso? A che? A venirmi a prendere. Però potevi venire un pochino prima, no? Beh, sai... Guarda un po' se Maurizio è tornato. Cacca Carlo, vieni un po' qua. Che c'è? È finto. Boh. Che c'hai? Stai in paradiso con gli angioletti. Uno. Uno cosa? Un angelo. Ma niente niente ti fossi innamorato. Mi fossi innamorato. E com'è? È bella? Mm-hmm. E le vuoi bene? Maurizio, ma dimmi un po', sto angelo, sta ragazza tanto bella, che le vuoi sta tanto bene, ma che, non ce l'ha un'amica? Magari due. Da fare. Faccio il pittore. Quello è mio. Guarda che tocco, che composizione, che stile. È Liberty. È Liberty. Mi dica? Ma Marlboro. Cornetto. Tu di che segno sei? Io Capricorno, e tu? Io sono Vergine. Vanno d'accordo? Andiamo a ballare, va? Sei contenta di ballare con me? Hai
visto Ugo e Carlo come hanno legato con le tue amiche? Io proprio non sarei capace. Si vede che con le ragazze io proprio non ci so fare. Che c'entra? Quando piace a una ragazza, fatelo capire, ci pensa lei. Tu dici? No. Sono aperte le iscrizioni al cantalancio di sabato prossimo. Presentarsi alla segreteria del locale. Tutti possono partecipare, sia i cantanti singoli che i complessi. L'iscrizione è gratuita. Dove vai? A iscrivermi. Che fai, ce provi? Non ce prova. E perché? Canta Maurizio Nostro. E chi sarà? Vanilla Fuce. Cerchi il blu, tu non mi dai che la
Maurizio! Maurizio! No! Non ha frenato. Ehi, ma che fai? Dove sei stato? È tanto che ti sto cercando. E perché? Per quello che stava cercando te e non t'ha trovato. Allora è venuto al forno a cercare me perché io venissi a cercare te. Ma chi è che vuole? Ma ti cerca a te. A me? Sì, ti vuole tutti i sabati e tutte le domeniche, forse anche di più. Io mica ti capisco. Ti vuoi spiegare, insomma? Hai fatto la confusione. Scusa, Maurizio, permetti. Chi è che cerca Maurizio? Quello del Tata Titan. E per che cosa? Per cantare tutti i sabati e tutte le domeniche, forse anche di più. È semplicissimo. Per cantare tutti i sabati e le domeniche, forse anche di più. Tutti i sabati e le domeniche, forse anche di più. Tu sei sicura che tuo padre quelli coi capelli lunghi non li può proprio vedere? Per te ha molta simpatia da quando gli hai aggiustato la macchina. E poi io gli ho parlato. Parlato? Di cosa? Di te. Gli ho detto che canti, componi canzoni. Ha detto che sei un ragazzo raro. In che senso? Molto equilibrato. Tra la meccanica, che è una cosa pratica, e le canzoni, che sono una cosa artistica. Che c'entra? Oggi le canzoni sono anche un fatto pratico. Una professione come le altre. Non che si debbano fare in serie come le scatole di pomodoro e i lacci da scarpe. Ma anche per fabbricare automobili, navi, aeroplani. Ci vuole fantasia, estro, inventivo. Come per le canzoni. Brava. Insomma, è chiaro. Cosa? Mio padre e io abbiamo gli stessi gusti. Ha detto che sei un ragazzo d'oro. Che bello che è, vero? Dimmi, tuo padre non mi ha trovato nessun difetto? No, ha detto soltanto... Peccato che porti i capelli così lunghi. E come lo sai? Ci vuole tanto, lo ha detto anche a me. Oh, che matto che sei! Stai tranquillo, mio padre ha un sacco di fisime ma è tanto buono. Tra me e la mamma gli facciamo fare tutto. Come tutto? Tutto quello che è giusto, naturalmente. Vuoi una prova? Domani tu sei a colazione da noi. No. Ma ti ha detto lui di invitarmi? No, lo abbiamo detto io e la mamma. E lui che ha detto? Niente, lui ancora non lo sa. Non lo sa? Ma tu non ti preoccupare, ci pensiamo io e la mamma. Sì, papà, gli diciamo che abbiamo invitato Maurizio per ringraziarlo del lavoro fatto alla macchina. Una cosa così, insomma. E se invece è Maurizio? Se è Maurizio, gli diciamo che è stato proprio papà a invitarlo per ringraziarlo, eccetera, eccetera. Via, apri. Maurizio, guarda che papà... Ecco. Elsa, ho portato un ospite a pranzo. Ma come? Così all'improvviso? Beh, quello che c'è per te, c'è per qua. C'è. Che hai fatto oggi? Papà, sta lenticchie. Pure oggi hai fatto pasta lenticchie. Con questa la pasta lenticchie è avanzata da ieri sera. Beato Maurizio, oggi si è salvato dalla pasta lenticchie. È pronto in tavola, ho fatto un primo piatto che spero proprio le piacerà. Pasta e lenticchie. Anche perché non la mangio mai. Ogni tanto fa piacere cambiare, non è vero? È un piatto che noi non facciamo quasi mai. Ne avevo una voglia. Vedi, Maurizio, io sempre un grosso dubbio ebbi. Un dubbio? E tu, che sei, diciamo, un tecnico, adesso me lo devi spiegare. Dimmi, nacque prima l'uovo o la gallina? Io, di policoltura... Ma quale policoltura? È un esempio, io parlo di musica, di canzoni. Ah, di canzoni. E mi sono sempre domandato, in una canzone... Nasce prima la musica o le parole? È il musicista che si ispira al poeta o viceversa? Oppure poeta e musicista si guardano negli occhi e si ispirano a vicenda, eh? Guardi, cosa le devo dire? I casi sono tre. Appunto. Il poeta e il musicista lavorano insieme. Come? Poeta e musicista entrambi insieme? Sì, ma non viene fuori niente. Non si capisce perché, ma niente. Niente.
Sei il poeta che si ispira alla musica, invece? Nemmeno. Niente, proprio niente. È evidente che... Eh sì, è il musicista che compone sui versi del poeta. In questo caso, caro Maurizio, sei fortunato. In questa cartella c'è la tua fortuna, Maurizio. Guarda, il primo foglio che mi viene in mano. Un successo. Lo sai come si intitola? No. E te lo dico io. Quaccio. Come? Quaccio, uno, due, tre, quaccio. Ah, originale. Ma lo senti che già musica è? Ti vedo già ispirato. Sì, 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 tu sei un sentimentale che... in fondo. Figurati poi quando te l'ho letta tutta. Sì, ecco, così magari un'altra volta me la leggi, eh? Quale altra volta? Adesso te la leggo, tanto che il ferro è caldo. Su, 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 distenditi, rilassati. E tu, Elisabetta, porta un liquorino e un caffè. E sì, poi magari più tardi facciamo anche merenda, vai. Dove vai nella notte? Chi, io? Ma che hai capito? E dove vai nella notte, carrozzella? E della rispose, quaccio, quaccio, quaccio. Sono i passi del cavallo. È chiaro. Hai capito? Hai spiegato bene? Portami, ti prego, dalla mia bella. 44, 44, 44. Più in fretta ancora. Voglio arrivare prima d'un'ora. 444, 444, 444. Si sente che è musica, eh? Lo sente? Sì, sì, sì. L'hai sentito? Ma ella era fuggita. Ed ora nella vita mi resti solo tu, carrozzella avveleta. Quaccio. E qui la carrozzella avvilita rallenta. Quaccio. Quaccio. E qui, ora con un acutino, così, è quaccio. Bella. È commovente. Un po' triste, ma bella. Mi fa piacere che hai capito. Artista sei. Vieni, vieni, Elisabetta. Servilo tu stesso, così fai pratica. E la prossima settimana in Sicilia fai vedere come si serve il caffè a Roma. La prossima settimana? Come, dimentichi che dobbiamo andare a Catania dal tuo fidanzato, eh? Ma scusa, papà, proprio adesso? Dopo ne riparliamo, adesso dobbiamo lavorare. Maurizio, dunque, ti ho preparato un piccolo elenco di 12 canzoni, dove, diciamo, ho seminato un po' di tristezza e un po' d'allegria, perché così deve essere, diciamo, come nella vita, rendo l'idea. No, porca miseria, se sei fidanzata, dillo, uno si mette l'anima in pace... Ma se ti dico di no, è una fisima di papà, solo dobbiamo trovare il tempo e il modo di convincerlo a non pensarci più. E se non si convince, che fai? Ti sposi il siculo? Ma che c'entra se è siculo? Anche mio padre è siculo. L'importante è che non lo voglio, non mi piace. Ma se tuo padre ti obbliga, che fai? Scioperi? Vai in giro con i cartelli? Scappi da casa e fai l'autostop con gli hippie? Ma perché fai ironico, Maurizio? Calmati. Guarda, io in Sicilia non ci vado. Può fare quello che vuole mio padre, non ci vado. Te lo giuro. E vabbè. Non parto, non parto, non parto. Io in Sicilia non ci vengo. E quello non me lo sposo. La fine del mondo. Ti stai ribellando a tua pace. No. Stai zitto. Papà, svegliati. La guerra è finita. Levati l'elmetto. Quale elmetto? Non ti capisco. E questo è il fatto, che non mi capisci. Ma sei tu che parli. A mia. A chia? Mia figlia, il sangue del mio sangue. Oh, adesso facciamo pure il rigoletto. Oh, ma ti vuoi rendere conto? Tu sei stata promessa nella culla. E tu ti vuoi rendere conto che sei malato qui? Malato qui? Bene. E allora vediamo. Cammina in camera tua. E fino al momento della partenza chiusa stai. È metica. Certo che vado in camera mia. E non venite a bussare perché non vi apro. Hai visto? Beh, adesso non ti arrabbiare che ti fa male. È giovane, no? Purtroppo bisogna compatirla, mentalità moderna. Mentalità moderna? Tua figlia è coppa tua, sì. Tu sei nordica e ci iniettasti il sangue della follia. Oggi è il terzo giorno che non vedo Elisabetta. Non sai più niente? È per questo che vengo qui, è il negozio del padre. Può darsi che così parlando riesca a sapere qualche cosa. Oh, eccolo qua, il nostro mago della meccanica. Dunque, signor Gino, ha lasciato per te ordini precisi. Ai capelloni, zac, rapparli a zero, uno di meno.
Tutta propaganda al nemico. Quale nemico? I capelloni. Se al mondo vincessero i capelloni, scusi, noi barbieri cosa ci stiamo a fare? Andiamo a tosare i cambarboni? Comunque lo sappiamo che il signor Gino per te ha una grande simpatia. Sì. Infatti dice sempre simpatico quel Maurizio. Pensai che prima o poi... Zac, lo rappiamo a zero. Lo convinciamo. Convinciamo perché lui non vuole forzare nessuno. Il senso del taglio deve venire spontaneo, capisci? Sì, ma per ora non è che me la sento un granché. Oh. Però... Però? Mio! Come vuoi, ma gli devi fare un bel taglio all'ultima moda. A spazzola. Quale spazzola? A spazzola è il nostro motto. Dopo esatto. Il taglio, come si dice? Ragazzo spazzola. Vieni, vieni. Prego. Prego. Ma scusi. Ecco fatto. Possiamo cominciare. Olio. Olio. Olio di bacca, di baobab, per la coltivazione del capello. Noi la radice del capello la coltiviamo direttamente. Noi siamo dei coltivatori diretti. Buona. No. Aceto. Aceto. È aceto aromatico. Sale. Ma che sale? Ma sotto urgente. Ma sotto urgente. Scusi. Che c'è? Cosa c'è? Hai detto messaggio urgente. Ma no messaggio, massaggio urgente. No, tu mi hai detto messaggio urgente. Ma è però far capire, no? Ah, invece massaggio. Massaggio. Io ho capito messaggio urgente. Che messaggio? Invece massaggio. Invece messaggio urgente. Io ho capito messaggio. Massaggio. 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 Invece massaggio. Non è proprio messaggio. Invece massaggio. Messaggio. 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 Perché ridi? Ammazzo. Adesso prepariamo la mascherina. Mamma mia quella roba. Che puzza. Puzza. Questo è l'aroma dei chiodi di garofano. Non vorrei ci fossero rimasti solamente i chiodi. Questa è una maschera di creta che si applica sul viso. Usandola regolarmente si diventa bellissimi. Lui non l'ha mai usata. Ma belli come te ce ne sono tanti. Beh, si fa per dire. Mo. La 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 la. E adesso ti faccio come un monumento. E te lo spiazzico sul mento. Ma che fai? Stai di vedetta? No, e il signor Gino oggi non viene? Il signor Gino? A quest'ora sarà già in Sicilia. In Sicilia? Con la moglie e con la figlia. Ah, fa pure rima. Miglioratto. A parte gli scherzi, non ho capito bene. Signor Gino cosa? Come che cosa? Il signor Gino partiva per Catania per il grande fidanzamento della figlia. Fidanzamento della figlia? Eh certo, ma non lo sapevi, sono anni che ne parla il signor Gino. Elisabetta, è partita anche lei? E per forza, lo scambio dell'anello, il bacetto, e mica potevano farlo al signor Gino, no? Io vado, dite a Ugo che l'aspetta a casa più tardi. Ma
Sti capelloni sono proprio. Odore di bruciato. Sarà il solito impianto. Per me è un corto. Il lungo! Il lungo che brucia! Facciamo la riga in mezzo? No. Eccomi qua, siamo pronti per la partenza. No, Benedetto, non si parte più. È arrivata tuo nipote Fiore della Sicilia. È arrivata? Sì. Veramente? Dammi il cappotto. Sono contento. Fiore, fiorozza, sei arrivata. Stavamo per partire noi per la Sicilia, cara, cara, la mia nipote. È sola, sei. E Fofo, un è Fofo. E che se ne è fatto? Fofo? E qui è Fofo? Persone che si chiamano Fofo, non la conosco. Fofo, il tuo fidanzato. Se vuoi alludere a quell'individuo che si fa chiamare Rodolfo Pesone, de monde famoso, il mio fidanzamento con lui rotto è. Sepotto, eliminato. Fiorozza, non mi far ridere. In un fidanzamento tutto può accadere. Sepotti, morti, diciamo, eliminati. Ma questi sono i fidanzati. Il fidanzamento rimane. Cosa sacra. Genuzzo, tu lo vedi questo? Il mio cuore? Una pietra tombale. E sotto freddo marmo giace il cadavere putrefatto di Rodolfo. Ah, defunse. E come fu? Morte accidentale, regolamento di conti, delitto d'onore, palla! Ma Genuzzo, ma tu che dici? Quello vive guizzante come un'anguilla, Rodolfo è morto per mia! E perché? Se permise di gettare fango sul nome della nostra famiglia, che altro salvo, Ecco. Ma sei dolorosa, ti prego, Genuzzo, che cosa vuoi fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? E che c'è scelta? Morto lo devo fare. Come essere vivente, quell'individuo abusivo è. Vedi, fu di venerdì. Le sorelle di colui vennero per il controllo del corredo. Giusto. Ah. E che dissero? E che dovevano dire? Principesco, dissero. La famiglia Castrosalvo fa sempre la cosa in grande. Giustissimo, giustissimo. E allora? Fu alla fine. Sai, degli asciugamani di spugna, quelle cifrate. Però, Genuzzo, ti prego, gammo devi essere. Ma io sono gammissimo, che dissero? Dissero che un rammendato era. Rammendato? 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 No, Genuzzo! Genuzzo, ti prego! Fiore, lasciami perdere! Fiore, ti prego! Ma come? Ma come? L'onore della famiglia, capestato fu. E io che devo fare? Prendo l'onore della famiglia, lo stendo per terra, ci dipingo sopra strisce bianche e nere e poi dico prego, capestassero pure, passaggio pedonale, Fioruzzo! Genuzzo, io tuo nipote sono. Cazzo Sabo, ti chiami tu e cazzo Sabo mi chiamo io. Sicuro. Ma dico, ti pare che mi facevo passare così questa offesa senza neanche reagire, E che faceste? L'indomani mattina... Non uno, ma quattro asciugamani ci mandai. Magnifico. Una vera Castrosalvo sei. E loro? Il giorno dopo, indietro me le rimandarono. Le rimandarono indietro. Indietro. Genuzzo! Genuzzo, ti prego, calmati. Che cosa ci tieni nella mano? Che ci tengo? L'amma dell'onore. E quale sarebbe l'amma dell'onore? Quale sarebbe? Quale professione faccio nella vita? E che fai? Il barbiere, il barbiere. Il barbiere? Sì. E questo è il rasoio. Il barbiere vendicherà l'onore della famiglia. Così. L'onore vendicato. No, Genuzzo, no. La morte no. Giacobbi, la zia di Rodolfo. La zia di Rodolfo? Sì. La vecchia? Sì. Che ci doveva lasciare tutti quei soldi. Motta. Motta. Solo che in punto di morte, come dire, ce li pensò. E i soldi? Tutta la beneficenza. Senti un po', ma lui, di suo, ce n'è? 128 milioni. De debiti. Ma allora a quest'uomo il destino ci ride in faccia. Già
lo fece brutto e cretino. Ora, anche povero, deseredato, fioruzzo. Ma senti, ma che ci vogliamo? Imparentare con il monopolio delle disgrazie? Ma che apparteniamo a terzo mondo noi? Ah, ah. Sola? No, con degli amici, molto noiosi. Meglio così, no? E perché? Più facile da scaricare. E chi ti dice che li voglio scaricare? Ma sì. Oh. Elisabetta, apri. Su, apri, non fare così. No. Devo dirti una cosa importante. Avanti, su. Vieni avanti, aperto. Guarda che se sei venuta a farmi mangiare, la risposta è sempre no. Ah, no. Devo dirti una bella cosa. È arrivata tua cugina, Fiore dalla Sicilia. Perché il suo fidanzamento è andato a carte 48. E io che c'entro? Non li conosci i siciliani? Se Fiore non si sposa, non c'è neppure da pensare ad un tuo fidanzamento. I fidanzamenti sono una questione cronologica, come il servizio militare. Appena una classe va in congedo, a lei, via, un'altra sotto le armi. Insomma, la tua questione è rimandata alle candele greche. Calende. Insomma, candele o calende è sempre una roba che ci dà tutto il tempo di lavorare tuo padre e convincerlo a non pensarci più. Senti, allora bisogna che esca. E dove vuoi andare? Un minuto solo, mamma, prima che chiuda. Chi? Maurizio? Gli porti la buona notizia? Sì, sono 3 giorni che non mi faccio vivere. Va bene, ma fa presto, eh. Perché se torna papà, guarda, questa volta ricominciamo tutto da capo. Mamma, ti prego, pensaci tu. Digli che resto a cena da Luciana, va bene? Va bene, sta tranquilla. Sì, dovrebbe stare lì a ballare. I problemi del cuore, sì, del cuore, sono come la grandine. Vedi, eh? Che cosa è successo a Fiore? Mm,
lui. Purtroppo c'era da aspettarselo. Che vorresti dire con questo c'era da aspettarselo? Che sta dormendo. Dico che certi fidanzamenti, fissati con tanto anticipo, con tanta sicurezza, alle volte rischiano di finire... Di finire a schifo, te capisco. E io pensavo che per Elisabetta... Che c'entra Elisabetta? Dico che per Elisabetta sarebbe più giusto un ragazzo che lei conoscesse, che lei potesse frequentare. Forse che qualche bel imbusto sta facendo la cotta a mia figlia a mia insaputa. No, ma solo... Quel Maurizio. Quale Maurizio? Quello che hai portato tu quel giorno a pranzo, non ti ricordi? Ah, Maurizio, il cantante, il musicista. Bravo ragazzo, ma che fosse tra Elisabetta e Maurizio? Insomma, Elisabetta mi ha confessato che quel ragazzo, se noi gli dessimo il permesso, sempre sotto il nostro controllo, sotto il nostro controllo, d'accordo, ma effettivamente quel ragazzo mi è simpatico, c'ha una pittura, è un cantante. Beh, sono cose di voi donne, vai tu, parla, io non c'entro per niente, aspetta, d'accordo, vai. Elisabetta, ho parlato con papà, Maurizio gli è simpatico, hai visto che ci siamo riuscite, eh? Sei Maurizio, contenta? Non la voglio vedere più. Eh? Non la voglio vedere più. Ma perché? Non la voglio vedere più. Ho l'impressione che non lo voglia più vedere. Me sbaglio, eh? Vieni? No. Fa quello che vuoi. Com'è che hai detto che si chiama? Johnny Sachs. Niente male. Ma tu canti stasera? No, stasera no. C'è solo lui. Quello ci sta provando, eh? Chi se ne frega? Ciao, ti saluto.
là! Maurizio, che fai? Niente. Ma come, a Natale c'è un sacco di gente in giro. Non mi piace tutta quella confusione. Silvia? Boh, è rimasta al Titan. Ah, Mauri, perché non telefoni a Elisabetta? Elisabetta, ma figurati, sto... Si ripete. Che dici? Ma dice anche di mia madre. Ho capito. Ho detto no. Dica. Se siete venuti a parlarmi di Maurizio, sprecate il tempo, sprecate i passi, sprecate anche la voce. Ammazza che spreconi che siamo. Sensibile, delicata, romantica. Meno male. Se no, se ricalci che rimediavamo. Ma la canzone con la parola del Sorgino la canti lo stesso? Certo che la canto. Se la figlia è cretina, il padre che colpa ne ha? Certo, se la figlia è cretina, il padre che colpa ne ha? Come cretina? Hai capito come stanno le cose? Lui si è sentito tradito. Non avete colpa nessuno dei due. Sarà come dite voi. Però andare in giro con quella là sul macchinone e poi a ballare di sera cic tu cic, chi gliel'ha ordinato? Il dottore? Evito il palo. Domani sera che fai? Ci vieni a sentirlo cantare? Io? Ah, mica per lui, perché canta la canzone di tuo padre. Certo che ci vengo. Se Maurizio è cretino, che colpa ne ha mio padre? Certo, se Maurizio è un cretino, che colpa ne ha suo padre? Come cretino? Oui?
tenda. Lei sa perché sono venuta qua? Io non so, ma io immagino che sia per mia opera di visagista, estetista, tutto altro che serve per una buona apparenza femminile. Senta, figlio, qua il suo compito, come dire, è semplicissimo. Lei mi deve fare bellissima, risplendente e non dico mobosa. Ma c'avo gente sì, Mi sono spiegata, eh? Intendiamoci, non è che lei ha sotto le mani proprio uno scofano di bruttezza, Perché allora in questo caso dico, come direbbe... Senta, signorina mia, lei deve andare a Lourdes, sì. È perché solamente un miracolo la può salvare. Mi spiego, eh? Io capisco tutto, lui. No, lei non capisce, perché qui tutto il contrario, Dico, parliamoci chiaro, lei si trova davanti a un tipo di donna, dico, che quando andiamo a guardare è costruita bene, eh? Oh, oui. Ah, ogni curva, dico, se la cerchiamo, appunto giusto, Per non parlare poi, dico, come dire, di viso, di allineamenti, dico che perfetti sono. Ha preso andare la velena del Milo. Beh, quando mi vede fa, oh, madre mia, c'è lei, scusa tanto che mi allontano, non dico se fa tanto cose per dire. Io capisco. Madre mia, chi sono queste mani? Dico, gli occhi, li ha visti gli occhi? Li ha visti bene, eh? Coltellate sono. Dico, perciò, dico, scusa tanto, se mi permette, ma dico, il suo compitino un pochettino facilitato, Io capisco. Bimba, che brutto vizio che tiene, ma perché non se ne va le isole gemite, Beh, comunque, se le capisce o non capisce, qua non ha nessuna importanza. Senta, lei ha presente quella cantante, scusa un momento. Oh! Sentitemi un po'. Un giorno il diavolo mi incontra per strada. Mi dice, vieni che nessuno vede. Ho tutto quello che ci vuole per te. Secondo, pesce fritto e baccalà. Ah, Françoise Reddy. Mi scusate, mi sfuggì. Ma è possibile che non capisci? Ma niente, Senta, scusi, visto che sul bruno dei capelli ci sono, non potrei prendere un pochino di tinderella e diventare come quella che apre la bocca e fa... Oh, la vita, che cosa di più bello esiste al mondo! Perdona, ci piace? Bene, anche questo ci piace. Le mani, che farono le mani? Si fermarono, Miracolo! Ma forse ha ragione lei, sa? Vede, per fare coppo, io devo cambiare tipo da così a così. No, stiamo con le mani, se no mi fa confusione. Perché vede, io sono bruna, modesta, diciamo pure timida. Bionda, aggressiva, travolgente, ma deve fare, ha capito che dico? Boh. Mi siete le piacere. Io capisco. Finalmente capisciamo. Che bella serata, hai visto, eh? Quanta gente, è tutto per vedere Maurizio. Allora, diciamo, questo ragazzo è importante. Salve, come va? È tutto bene? Beh, ma quando si comincia? Ho proprio bisogno di bere un drink. Beh, mi perdonate un momentino, anime sante. Bagno le gole e sono subito da voi. Bye. Chi è? Non l'ho mai vista, parola d'onore, ti giuro, non la conosco. Come, non l'hai mai vista? No, è la prima volta che frequento questo locale, io non la conosco, sono un onesto padre di famiglia. Anzi, cambiamo posto, che a momenti arriva mia nipote Fiore, che è catte pure come il suo nome. Non voglio che sia a contatto con questa femmina, andiamo. Ma che gnoccolone che sei? Perché gnoccolone? Quella è tua nipote Fiore, non l'hai riconosciuta? Fiore, Fiore. Ha fatto un trattamento di bellezza per fare onore a te. Ma no. Beh, assomiglia a un artista della televisione. È possibile che quella è Fiore? E tu non le hai fatto neanche un complimento, ma... Non l'ho riconosciuta. Dov'è? Beh, allora, come te la senti, eh? Male, non so perché, ma non mi sento sicuro. Per me è troppo importante. Ma dico, scherziamo. Ci siamo con noi, no? Se no, gli amici che ci stanno a fare? Io vi ringrazio, ma... No, niente ma, per cortesia. Io ti dico una cosa sola. Quando sei lì...
Grinta! Una bella presentazione, capito? Anzi, la presentazione te la faccio io. Contento? Rick, senti. Sì? Maurizio dice che non se la sente. Allora io gli ho detto, ma allora noi che ci stiamo a fare? Appunto, che ci stiamo a fare noi? Che ci stiamo a fare? E che ci stiamo a fare? Che ci stiamo a fare? Noi qui, che ci stiamo a fare? E che ci stiamo a fare? Allora io vado e mi raccomando, grinta! Grinta. Ehi là! Amici e amiche, buonasera e benvenuti. Stiamo per assistere a un debutto importantissimo. Qual è il segno inconfondibile per un artista di successo? La grinta. Ed ecco a voi un ragazzo che se non avesse già un nome, potremmo senz'altro chiamarlo il Grinta. Le mie parole non servono. Ascoltiamolo! Grande mare alla stazione. Grande mare alla stazione. Grande mare alla stazione. Aspettava il treno. E chi pensa a uno dei soliti cantanti che cerca di commuovere con le madri che aspettano il treno? Beh, si pensa che si sta aspettando. Si vai, vai, vai. Eccolo qua. Non vuole uscire. In una mano il fazzoletto, nell'altra niente. Niente di tutto questo, amici, niente. Vai avanti, che quello non esce. No. Un bel figliolo l'è arrivato. Maurizio, che succede? Bel figliolo. Guarda, un minuto ancora. Non era lui. Vai avanti, che cerco di convincerlo. Maurizio, non sappiamo più cosa dire. Quando il treno vengo, annunciami. Il treno l'è partito, l'è andato via. Via! Via! È andato via per lasciare il posto a lui! Mi sento emozionato, come la prima volta che ho preso il rasoio in mano. Eccolo! È lui! Bravo! 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 Grigi dell'estate stanno guardando su di noi, onde contro le scogliere sono dentro gli occhi tuoi. Io ti sto abbracciando ma sei già lontana, io ti sto chiamando ma tu sei lontana. L'estate stanno guardando su di noi, le scogliere al tuo paese stanno sole come qui. Quanto tempo c'era di un'estate viva, quanto tempo c'era, guarda che peccato.
guadagna un cantante? Ma non ho proprio idea, perché? Dalle 5 alle 600, babbe, capelli al giorno. Il vincitore del nostro mini festival con la canzone Elizabeth, Maurizio. E una bella coppa è per l'autore delle parole, presente anche lui in sala per ricevere la sua parte di allori, il signor Luigi Castrosalvo. No, no, aspetta. Mandaci lei a ritirarla. Molto bene, l'autore delle parole ha preferito mandare in sua vece la graziosissima figlia. Il tradizionale bacio tra i due autori risulterà certo più spontaneo. Questo fatto del bacio obbligatorio era? Non hai capito, è tradizionale. Tradizionale? No? Tu dici che se c'ero io al posto di Elisabetta. Guarda, guarda. Sì. Sto guardando. Sembra il finale d'un film.